Ciao ragazzi! Oggi vediamo il Past Perfect. Come si forma e come si usa. Se non ci conoscete, io sono Aisha, sono madrelingua inglese e insegnante con certificato CELTA. E io sono Raf, l'aiutante e marito. Basta. Ma prima di iniziare, vi ricordiamo di iscrivervi al canale e di mettere un grande like. Grande, mi raccomando, grandissimo. Siete pronti? Iniziamo! Partiamo con la forma. La struttura di una frase affermativa è soggetto, had e past participle del verbo. Il participio passato. Se non conoscete il participio passato inglese, dovete guardare quella famosa tabella con i verbi irregolari e guardate la terza colonna. Esatto. Invece nei verbi regolari si aggiunge had come nel past simple. Vediamo subito un esempio. I had worked. Worked è un verbo regolare, infatti è stato aggiunto had. She had eaten. Questo invece è un verbo irregolare, siamo andati a pescarlo nella terza colonna. They had driven. Stessa cosa, terza colonna. Per una frase negativa abbiamo il soggetto, had not o hadn't, che è la forma contratta, e il past participle, il participio passato. We hadn't watched. They hadn't seen. Stessa cosa, il primo esempio era con ed alla fine, invece il secondo era la terza colonna. Come si forma invece una domanda? Invertiamo l'ausiliare e il soggetto, quindi iniziamo con had, soggetto, past participle. Had you been? Had you cooked? Mentre la interrogativa al negativo? Hadn't. Hadn't, soggetto, past participle. Hadn't you been? Hadn't you studied? Dovevi, eh? Adesso che abbiamo capito la forma ed è molto chiara, vediamo come si usa. Il primo utilizzo del past perfect è per fare riferimento a qualcosa che è accaduta prima di un certo momento nel passato. Qua abbiamo il timeline, abbiamo il presente, poi il momento nel passato e poi la cosa o l'azione che è successa prima di quel punto nel passato. Perfetto. Vediamo gli esempi. Beatrice had published her first book by the time she was 20. Beatrice aveva già pubblicato il suo primo libro quando aveva 20 anni. Quindi qua abbiamo questi due momenti nel passato. Beatrice aveva 20 anni e la pubblicazione del libro che è successa prima che aveva 20 anni. Esatto. In italiano aggiungete già, ma in inglese il past perfect spiega già che questa cosa è successa prima dell'altra. La forma interrogativa? Had she published her book by the time she was 20? Aveva già pubblicato il suo libro quando aveva 20 anni? In 2020 we had been together for 5 years. Nel 2020 eravamo già insieme da ben 5 anni. Quindi anche qua abbiamo il nostro momento 2020 e il fatto che stavamo insieme da 5 anni. Quindi da 5 anni al 2020. Il secondo utilizzo è per descrivere due azioni che sono successe nel passato e lo usiamo per descrivere quella che è successa prima dell'altra. Mm-hmm. Quindi si va a prendere quella precedente. Esatto, quindi capiamo l'ordine degli eventi. È simile all'altro, ma invece che un punto nel passato andiamo a prendere un'azione nel passato. Mm-hmm. Stessa cosa quasi. Esempio, the thief had escaped when the police arrived. Il ladro era già scappato quando è arrivata la polizia. Abbiamo le nostre due azioni. Quando è arrivata la polizia, e il ladro che è scappato. Il ladro è scappato prima dell'arrivo della polizia. Esatto. Forma interrogativa? Had the thief escaped when the police arrived? Era già scappato il ladro quando è arrivata la polizia? I had cooked dinner when Raf got home. Avevo già preparato la cena quando Raf è arrivato a casa. Qua le nostre due azioni sono Raf che è arrivato a casa e io che avevo cucinato. Quindi avevo cucinato prima che Raf arrivasse a casa. Come avete visto negli esempi, il past perfect va usato insieme al past simple. Con questo utilizzo, il past perfect va a descrivere l'azione che è successa prima dell'azione che viene descritta con il past simple. Quindi, il past perfect. The thief had escaped.
Il past simple. The police arrived. Quindi vanno usati insieme, si fa una combo. Il terzo modo per utilizzare il past perfect è dopo la parola... Before, prima. Quindi dopo, prima, in English. Per descrivere un'azione che non è stata completata prima di un'altra azione nel passato. Facciamo subito chiarezza. They left before I'd spoken to them. Se ne sono andati via prima di aver parlato con loro. Quindi... They left... È un'azione past simple. I had spoken to them. È un'azione past perfect. Mm-hmm. They left. I was supposed to speak to them. Dovevo parlare con loro. Però non sono riuscita. The musician died before he had finished his album. Il musicista è morto prima di aver completato il suo album. Mm-hmm. È morto, past simple, he died. Doveva completare l'album, ma non è riuscito. Quindi un'azione incompleta. E utilizziamo il past perfect per descrivere questa azione. Incompleta. Come quarto punto... Il past perfect viene spesso utilizzato con gli avverbi. Already. Di già. Still. Ancora. Just. Appena. Ever. Mai, ma in senso positivo. And never. Mai. In senso negativo. I called his office, but he had already left. Ho chiamato il suo ufficio, ma se n'era già andato. It still hadn't rained by the end of March. Non aveva ancora piovuto prima della fine di marzo. I went to visit Alessio when he had just moved to Milan. Sono andata a trovare Alessio appena si era trasferito a Milano. Had you ever visited London before you moved there? Avevi mai visitato Londra prima di trasferirti là? Io no, mi sono trasferito direttamente. I had never met anyone from Italy before I met Raf. Non avevo mai incontrato nessuno che veniva dall'Italia prima di incontrare Raf. E non ci credo, a Londra non avevi mai incontrato nessun italiano prima. Non penso. Sono stato il primo. Il primo. Tu e Fabio. Questo è tutto quello che dovete sapere sul past perfect simple. Nel prossimo video vedremo insieme la differenza tra past perfect simple e past perfect continuous. Per aumentare il livello. Volete aumentare il livello del vostro inglese? Aspettate il prossimo video! Se avete capito il past perfect... Scrivete un esempio usando il past perfect nei commenti! Non fate i timidi! Mi raccomando, prima di salutarci vi chiediamo di iscrivervi al canale, veramente importante, e di mettere mi piace. Attivate la notifica anche, così almeno non vi perdete nessun video. Esatto. Adesso è arrivato il momento di salutarci, quindi ci vediamo nel prossimo video. Bye! Ciao ragazzi!